Salve, il secondo libro che raccontiamo in questo spazio è Il Ponte sulla Drina di Ivo Andrić, pubblicato nella collana Classici Moderni della Oscar Mondadori. L'edizione di cui parliamo è stata pubblicata nel 2010 ed è stata tradotta da Bruno Meligi. L'autore Ivo Andrić nacque nel 1892 in un villaggio alla periferia di Travnik, in Bosnia, terra da sempre teatro di contrasti e di guerre intestine, oggetto di conquista da parte delle più disparate popolazioni straniere. Ivo Andrić è ritenuto una delle maggiori voci della letteratura in lingua serba, oltre che dell'Europa contemporanea. Tra i tantissimi riconoscimenti, Andrić ebbe l'onore di ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1961. Le opere di Andrić, quasi sempre ambientate all'interno di confini geografici circoscritti da tra Visegrad, Travnik e Sarajevo, nascono anzitutto dall'intento di svolgere attraverso i modi della narrativa un'approfondita riflessione sulla storia della Bosnia moderna. In particolare, il Ponte sulla Drina fa pensare ad un affresco di grandi dimensioni. L'arco temporale durante il quale la narrazione si compie copre all'incirca 400 anni. Tutto inizia con la costruzione di un ponte sul fiume Drina, il fiume che attraversa la cittadina di Visegrad. L'opera pia, frutto della benevolenza e simbolo della grandezza del visir Mehmed Pascià, sconvolse gli equilibri consolidati della cittadina. Ed è proprio il ponte di pietra sulla Drina il centro del romanzo. L'idea di Ivo Andrić è stata quella di raccontare la vita quotidiana della gente di Bosnia facendola ruotare attorno al nodo letterario del ponte. Proprio quel ponte che scatenerà le ire dei cristiani, che furono costretti in tempi di dominazione ottomana a costruirlo, diverrà con gli anni e i secoli il simbolo della cittadina. Su quel ponte passeranno donne e mercanti, alla sua porta sosterranno intere notti gli uomini più in vista delle tre comunità ebraica, ortodossa e musulmana che lì vivevano. E ancora, alla sua porta furono lasciate a marcire le teste dei ribelli, delle tante rivolte di cui la storia di questa terra è contrassegnata. La storia del ponte sulla Drina parte, come detto, dal 500 e si conclude con la Grande Guerra. Le vicende di vita quotidiana narrate non avrebbero senso se non fossero state contrassegnate da un filo rosso che per gli amanti della storia dei Balcani è fondamentale. L'arco temporale tracciato dall'autore permette al lettore di fare un tuffo nella storia di un paese, la Bosnia, ma in generale nella storia della penisola balcanica, che specialmente per noi europei e ancor più in particolare per noi italiani è tanto importante quanto sconosciuta. La storia contemporanea ha archiviato la dissoluzione della Federazione delle Repubbliche Popolari di Jugoslavia e con essa il disfacimento di un crogiolo di lingue, di popoli, di etnie, di culture, di storie, ma ancora palesemente visibile. Per comprendere l'attualità della storia recente è necessario scavare nel passato e tra i volumi fondamentali non può non esserci il Ponte sulla Drina. Gli amori e gli scontri dei cittadini di Visegrad si fanno importanti, diventando protagonisti di un affresco grande chiamato storia, che soltanto se osservata alla giusta distanza dispiega la sua forte carica di significato. La terra dei Balcani, in continuo divenire da sempre, oggi può essere meglio compresa grazie alla riscoperta di questo romanzo. Grazie e alla prossima.